È pure la verità. Dice che se stai indagando sull'omicidio Tandino, la tua divisa la puoi anche appendere. What's my name? What's my name? Campi, qui sto. Presenta. Benisco, è un film del 1984 diretto da Martin Brest. È una commedia d'azione che segue le vicende di Axel Foley, interpretato da Eddie Murphy, un audace e riverente poliziotto di Detroit che si reca a Beverly Hills per indagare sulla morte di un suo amico d'infanzia. Foley, con il suo stile anticonvenzionale, si scontra con le rigide regole della polizia locale, rappresentata dai seriosi detective Rosewood, interpretati da George Raymond, e Taggart, interpretato da John Ashton. Grazie alla sua stozza, il carisma e all'aiuto della sua amica Jenny, riesce a sventare un giro di traffico illegale e a risolvere il caso. Il film fu un enorme successo al botteghino, diventando uno dei più grandi incassi del 1984. Rilascia le tre curiosità di Isabel e allo splendido ricordo di John Ashton. Ciao dalla signora Trouble. Nei primi anni Ottanta, il progetto del film era molto diverso da come lo conosciamo oggi. La Paramount Pictures aveva originariamente pensato a Stallone per interpretare il ruolo del protagonista, Axel Foley. Tuttavia, quando Stallone entrò nel progetto, propose una serie di cambiamenti significativi alla sceneggiatura, rendendo il film molto più serio e orientato all'azione, in linea con i suoi ruoli più tipici. Inoltre, la visione di Stallone non corrispondeva all'intento originale del film, e doveva essere una commedia d'azione più leggera e divertente. Poco prima dell'inizio delle riprese, Stallone abbandonò il progetto, e i produttori ingaggiarono Eddie Murphy, che portò un tono completamente diverso al film, più scanzonato e comico. Questo cambiamento si rivelò un successo, e Beverly Hills Cop divenne una delle commedie d'azione più amate degli anni Ottanta. La voce di Eddie Murphy fu affidata al celebre doppiatore Tonino Accolla. Accolla, che ha doppiato Murphy per gran parte della sua carriera, ha contribuito in modo significativo al successo dei film dell'attore comico in Italia, donando al personaggio di Axel Foley una voce unica, carismatica e perfettamente adatta allo spirito ironico e irriverente del protagonista. Beverly Hills Cop 4, uscito quest'estate su Netflix, ha ricevuto recensioni contrastanti. Per quanto riguarda l'affluenza di pubblico è stato un vero successo, questo anche a fronte della spesa più alta fatta da Netflix e una campagna pubblicitaria fra le migliori, e anche gli incassi sono stati considerevoli, sicuramente la vena nostalgica, il ritorno dopo 30 anni dall'ultimo capitolo, e il ritorno nel cast di John Ashton, hanno attirato un bel numero di fan curiosi. Dedichiamo questo approfondimento a John Ashton, scomparso 3 giorni fa. Ashton nasce nel 1948 in Massachusetts. Agli esordi, recita in serie TV come Colombo e Dallas. La consacrazione arriva con Beverly Hills Cop del 1984. 3 anni dopo parteciperà anche al sequel dell'87 diretto da Tony Scott. Altri film importanti sono Prima di mezzanotte, Bufera in paradiso con Nicolas Cage e Instinct con Anthony Hopkins. L'assenza in Beverly Hills Cop 3 del 1994 ha mosso molte proteste tra i fan. L'ultima apparizione è quella nel grande ritorno di Axel Foley. Nel quarto capitolo torna nel ruolo del mitico Taggart, con grande felicità del pubblico che, come abbiamo già detto, sarà molto affluente. Muore il 26 settembre 2024 a causa di una malattia incurabile scoperta da poco. Beverly Hills Cop sarà trasmesso questa sera, 1 ottobre, alle 22:45 sul canale 27. I'm just gonna say, 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 I'm just gon